Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme degli hamburger vegetali. Sarà una ricettina veramente semplice e molto rapida. Il risultato ve lo assicuro io, ma comunque lo scopriremo tra un pochino insieme. Andiamo a prepararli. Allora, in una bolla io ho grattugiato 3 patate di media grandezza, 2 carote di media grandezza e un peperone rosso. Vedete, sono tagliati, sono proprio tagliuzzati molto finemente. A questo punto noi dobbiamo andare semplicemente a condire le nostre verdure. Allora, io metterò del pane grattugiato, metterò un uovo che andremo a battere e poi metterò semplicemente delle spezie. Partiamo dalla noce moscata, aggiungerò poi un pochino di paprika dolce. Aggiungerò della curcuma, metterò sale quanto basta e andrò a mettere una macinata di pepe. Quindi, come vedete, questa ricetta è davvero molto semplice. Iniziamo a mettere sale e spezie, un pochino di pepe macinato al momento e vado ad unire il tutto. Ora andiamo a rompere l'uovo. Lo versiamo all'interno. L'uovo farà da legante per le nostre hamburger. Io ho deciso di non mettere del formaggio all'interno degli hamburger, ma se voi vorrete potrete aggiungere o formaggio a dadini oppure del parmigiano grattugiato. Ora vado ad aggiungere il pane grattugiato. Così. I pesi precisi ve li scriverò in info box. Le nostre verdure sono ben amalgamate. Ora ho aggiunto alla mia ciotolina ormai vuota un pochino di pane grattugiato. Ho preso un coppapasta. Voi se volete potrete utilizzare o coppapasta o semplicemente potrete andare a creare degli hamburger con le mani. Io metto su una placca rivestita di carta da forno questo coppapasta. All'interno, quindi quella che sarà la base del mio hamburger, vado a spolverare un pochino di pane grattugiato. Perché faccio questo? Perché se le verdure perderanno un pochino di succo, di liquido in cottura, quel filino di pane grattugiato andrà completamente ad assorbirlo. E vado a mettere una quantità di verdure all'interno. Schiaccio per bene, quindi formo il mio hamburger. Facendo bene pressione e vado a sfilare. Vedete? E faccio, ripeto la stessa cosa, uno ad uno. Anche questo è pronto, vedete? Sono molto semplici e molto veloci da realizzare. Io sono arrivata all'ultimo, vedete? Anche questo è fatto. Adesso una leggera spolverata di pane grattugiato in superficie, un filino d'olio andremo a mettere su ognuno e andremo ad infornare. Io ho il forno preriscaldato a 200 gradi e cuocerò questi hamburger proprio a 200 gradi.
Li terrò in forno per circa 15 minuti. Quando vedrò la gratinatura in superficie, li sfornerò. Io li servirò così assolutamente naturali. Così è sufficiente, quindi siamo pronti per il forno. Ecco gli hamburger appena sfornati, scottano e bisogna lasciarli intiepidire qualche minuto. Gli hamburger sono tiepidi e io li sto disponendo su un piatto da portata. Hanno una consistenza veramente perfetta. Ora voglio tagliarvene uno, prendiamo questo centrale e vi faccio vedere l'interno. Andiamo a rimettere pure l'hamburger al suo posto all'interno del piatto da portata. Bene, anche per oggi è tutto, siamo arrivati al termine di questa videoricetta. Se questi hamburger vegetali vi sono piaciuti, attendo un vostro like e come al solito io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.